Dialogo tra due italiani. Bene, perché fissi il tuo sguardo ansioso laggiù, ove si estende il bel paese? Oh Giuseppe, sapessi quando ne sento la mancanza. Benito, cerca di fartene una ragione e poi non ricordi cosa t'hanno fatto. E a me, dopo averla liberata passo passo, non hanno trovato di meglio che relegarmi a Caprera. Oggi danno credito a un individuo arrogante e sbruffone che ha tutto moscio, compreso l'intelletto. Quell'individuo insulta frequentemente la nostra bella bandiera, quella che con i mille portai gloriosamente da Marsala al Volturno. Già, ma mio caro Giuseppe, guarda insieme a me e vedi quegli omini piccini piccini che guidano il nostro popolo già ricco di navigatori e di poeti. Vedi come sono miseri e immorali i loro comportamenti e in che considerazione tengono la nostra bella gente. Hanno chiesto l'abrogazione delle comunità montane e l'hanno fatto. No, e perché? Per il bene del popolo. E allora, dunque, perché tanti precari protestano ancora? Hanno chiesto l'abrogazione delle province e l'hanno fatto. No, e perché? Per il bene del popolo. E allora, quei giovani senza futuro, perché sfilano per le vie di Roma con cartelli e megafoni? Hanno chiesto la riduzione dei parlamentari e l'hanno fatto. No! E perché? Per il bene del popolo. E allora, quei cassa integrati che imprecano e urlano, perché non si accontentano di quanto gli danno? Hanno chiesto di rivedere gli stipendi dei gastosi per riportarli a livelli europei e l'hanno fatto? No! E perché? Per il bene del popolo. E allora, quei disoccupati perché imprecano e piangono? Hanno chiesto la riduzione dei finanziamenti ai partiti e l'hanno fatto? No! E perché? Per il bene del popolo. E allora, quei giovani ricercatori perché agitano i loro attestati? Hanno chiesto di non infierire più sul popolo con tasse e balzelli vari. E l'hanno fatto? No! E perché? Per il bene del popolo. E allora, quelle donne e quei bambini che insieme vanno, perché urlano? Hanno chiesto la riduzione delle tasse per favorire la crescita del paese. E l'hanno fatto? No. E perché? Per il bene del popolo. E allora, voi industriali, FIOM e associazioni varie, perché protestate? Come gira il mondo? Io per il popolo fondai intere città. Ecco,
vedi la mia bella Litoria. Eppure... hanno chiesto la riduzione degli stipendi superiore a 10 volte quello dell'operaio. E l'hanno fatto? No. E perché? Per il bene del popolo. E allora, quegli operai che lavorano in nero per 32 euro al giorno, se va bene, cosa fanno? Perché continuano a imprecare? Hanno chiesto di smetterla con tagli lineari alle scuole, alla ricerca, all'assistenza. E l'hanno fatto? No. E perché? Per il bene del popolo. E allora, quegli studenti che sfilano in corteo urlando e imbregando, perché non si fermano? Hanno chiesto interventi a favore dei precari. E l'hanno fatto? No. E come hanno risposto? Rendendo tutti precari. E perché? Per il bene del popolo. E allora, quei sindacati che sembrano agitarsi ma non troppo, cosa fanno? Forse che sì, forse che no. Hanno chiesto di non far pagare le tasse ai soliti fessi e di sostituire con doni e concordati con una patrimoniale. E l'hanno fatto? No. E perché? Perché senza sacrifici e senza sangue nulla si conquista nella storia. Ma no, Ben, non sei cambiato affatto. Sei rimasto con il pallino della violenza, ma quella non porta da nessuna parte. E tu, allora, che non ami la violenza, cosa faresti? Io mi auguro che facciano una protesta tranquilla, democratica e civile. Basta essere determinati e ricchi di dignità. Io spero proprio che facciano gli indignati, come in tante altre parti del mondo. Qualcosa otterranno. Tu credi? Ne sono convinto. Bisogna sempre avere fiducia. Vedi com'è risolta la bella Castelforte. Io di sciocchezze, dicono, ne ho fatte tante. Loro facciano pure gli indignati, come dici tu, senza violenza. I padroni della democrazia veglieranno su tutti. Sì, loro non si sono mai scontrati con i tutori della regola, eranti delle libertà democratiche. Vedrai, tutto si aggiusterà. Sì, i poveri resteranno poveri, i ricchi ricchi, i padroni padroni e i fessi fessi. E che vuoi fare? Sic transit, gloria mundi.